Folla,
so chi dei due è più emozionato, onestamente. Pasquale, veterano delle gare, bina la sua prima gara a fianco papà. Chi mi vuole dire qualcosa? Forza, papà, che sei più emozionato tu. È stata la gara più emozionata che ho potuto fare e vedere, perché con il pensiero di mia figlia che partiva prima di me e aspettavo e pregavo che arrivava tranquillo. Ti posso dire che sei partito più teso tu di tua figlia? Sicuramente sì. Lei invece, Bina, ti ho visto partire bella, tranquilla anche alla tua prima gara, vero? Sì. Quindi come hai, diciamo, messo in pratica tutte le esperienze che, seguendo tuo padre, nessuna emozione, sicuro? Sì, sì. Tranquillo. Oh, Pasquale, che... complimenti a lei e a te. Grazie, grazie. E che vi devo dire, in bocca al lupo a tutte e due. Grazie. Chi vogliamo salutare? Mamma e Sara. E Sara. Un abbraccio a tutte e due virtuale, a tutti quanti. Ciao. Allora, Bina ed Emilia, due grandi amiche. Finalmente Bina, come abbiamo già visto nella sua intervista, ha realizzato un sogno. Che gli vuoi dire tu, Emilia, dai? Ma così tu non deve guardare i tempi. Assolutamente sì. Perché lei già oggi andava sul telefono, guardava. L'importante è che sei sopra con tuo padre, con noi, e che ti diverti soprattutto. E non devi piangere. Va bene. Grande consiglio. La tua gara, Emilia? Fantastica, mi sono divertita. Basta oggi così. Proprio... Sì. Salutiamo Gianfranco. Certo, e Michele. Che sta lavorando oggi. Poverino. Oh, mamma mia. Ciao Michele. Ciao. Ciao, ciao. Passiamo all'RS 2000 del Cosenza Corse sul Renault Clio. Pasquale Pirozzolo. Un applauso a Pasquale Pirozzolo. Unico. Pasquale, fermati, perché allora io vorrei chiamare anche Bina, perché Bina ha corso nell'RS Plus 1150. Bina Pirozzolo, dove sei? Eccola qua. Penso che il miglior podio di questo non esiste. Vai Bina, sul primo posto hai vinto l'RS 1150 e comunque hai vinto per questa tua gara. Bina ritira il premio dell'RS 1150 RS Plus. Te le dammi dopo. Pasquale, io ti devo fare i complimenti per l'esordio di Bina e ti ringraziamo per la tua presenza. Grazie. Ci sono tre dame da premiare, li chiamiamo in ordine di arrivo. Su Fiat 500 e Cosenza Corse, al suo esordio, Bina Pirozzolo. Seconda classificata su Fiat 500 dei piloti per passione, Francesca Pallone. A seguire su Opel Corsa PC del Cosenza Corse, Emilia Covello. Allora, dato che Emilia Covello fino ad oggi partecipava da sola e si portava la coppa dame a casa, abbiamo rimpicciolito la coppa. Però è sempre un grande premio. Questo è il podio del trofeo dame.